Ciao, sono Giossi Botte, ho studiato al Conservatorio di Milano sassofono jazz dal 2017 al 2019 e faccio parte dello Cucchiti Collective, che è il gruppo con il quale ho partecipato al premio del Conservatorio nella categoria jazz. Ho deciso di iscrivermi a questo premio perché intravedevo un'ulteriore opportunità di confronto con altri musicisti e soprattutto un grosso stimolo per migliorarmi, studiare di più e quindi migliorarmi ulteriormente come musicista. I brani che abbiamo suonato per il concorso sono stati scritti ad hoc da me e da Andrea Candeloro, e questo chiaramente ha rappresentato un ulteriore stimolo anche creativo. È stata una bella challenge scrivere i brani appunto proprio ad hoc per il concorso. Il risultato raggiunto devo dire che è stato al di sopra delle mie più rosee aspettative e ha rappresentato una grandissima gioia e rappresenta un grandissimo orgoglio per me. Però al di là del risultato, la cosa più importante che penso che mi porterò dentro per tanto tempo è stata l'esperienza umana. La grande atmosfera di condivisione che si è creata dietro le quinte con gli altri iscritti al concorso, con le altre band, ma soprattutto la grande atmosfera di condivisione che si è creata, questa è un'altra cosa di cui vado molto orgoglioso, con la mia band sul palco. È stata veramente una bellissima emozione. Ciao. Ciao a tutti, sono Andrea Candeloro, sono un pianista e studente del Conservatorio di Milano, luogo in cui ho avuto la fortuna di studiare con Antonio Zambrini il primo anno e con Oscar De Barba il secondo anno. L'anno scorso invece con il gruppo OCCT Collective, formato da me, da Giossi Botte, Antonio Leta e Carlo Bavetta, abbiamo avuto l'occasione appunto di partecipare al premio del Conservatorio del 2019 e di vincere il primo premio. Quindi vittoria a parte, devo ammettere che è stata un'esperienza molto molto bella, la ricordo con estrema gioia e con estremo affetto ed è una cosa che consiglio vivamente agli studenti futuri che magari non l'hanno ancora fatto. È stato molto bello perché abbiamo avuto l'occasione appunto di far nascere un gruppo nuovo e di scrivere della musica pensata proprio per il gruppo. Per me, per esempio, è stata la prima volta, quindi è stata la prima volta che scrivevo dei brani pensati apposta per l'occasione e devo dire che è stato molto, molto formativo. Per me in quanto musicista. Poi mettiamoci anche il fatto che con Carlo, Antonio e Giossi abbiamo un rapporto che va anche oltre la musica, siamo molto amici, loro sono bellissime persone, oltre che eccelsi musicisti, e ci siamo divertiti molto. E quindi, come ho detto, un'esperienza che consiglio che può essere molto molto stimolante. A parte appunto il premio. Grazie e a presto. Ciao a tutti, io sono Carlo Bavetta, ho studiato basso elettrico jazz presso il Conservatorio di Milano, sotto la guida del maestro Marco Micheli. L'anno scorso ho avuto il piacere e l'opportunità di partecipare e vincere il premio del Conservatorio nella categoria jazz insieme al gruppo di cui faccio parte, OCCT Collective. È stata un'esperienza molto formativa e molto piacevole, anche perché con questa scusa di partecipare al concorso siamo riusciti ad organizzare, a mettere insieme un gruppo di bravissimi musicisti e anche di amici che hanno studiato e studiano ancora al Conservatorio di Milano. E siamo riusciti anche, diciamo, a portare della musica nostra originale. Ed è stato molto interessante cercare di trovare insieme agli altri musicisti un nostro sound che potesse appunto permettere di
colpire la giuria e di avere un valore artistico importante. Quindi vi ringrazio tutti e buona giornata. Ciao, sono Antonio Lete e sono uno studente del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Frequento il biennio di batterie e percussioni jazz. Ho iniziato il mio percorso nel 2018. Con i ragazzi del progetto Cookti, da circa 2 anni stavamo lavorando alla scrittura di musica originale e di pari passo suonando anche dal vivo in diversi jazz club e festival. Quindi abbiamo pensato che il premio organizzato dal conservatorio per noi studenti fosse l'occasione perfetta per metterci ulteriormente alla prova davanti comunque a una giuria di grandi musicisti che noi stessi seguiamo da anni. Poteva essere di grande stimolo, sicuramente, e ci è servito per affinare il lavoro fatto fino a quel momento. Il risultato del primo premio nella sezione jazz è stato per noi una grandissima sorpresa, non ce l'aspettavamo. È motivo di orgoglio per noi e per i nostri insegnanti che ci hanno seguiti e supportato in questo periodo. Ci abbiamo creduto sin dal primo momento e grazie anche all'amicizia che ci lega, oltre che alla musica. Tutto questo, insomma, ci ha permesso di trovare il giusto equilibrio e l'energia necessaria, oltre al fatto che, insomma, porteremo con noi un ricordo bellissimo che fa parte dei nostri anni di studio, al Conservatorio di Milano. Ciao. Thank you.
Grazie.